Ciao a tutti, sono Alexander Dario, bentrovati nella terraferma Punk. Allora, rispetto all'ultima volta, io ho usato la sega che ci siamo fatti per farci un po' di chest e ho risistemato un pochino la nostra casetta, nel senso che ho piazzato un po' di chest, ho messo un pochino in ordine tutte le varie cose. Ma soprattutto, visto che comunque quattro stanze erano un po' inutili al momento, ho chiuso qui, quindi ho preso tutto quello che avevamo nelle ceste là in fondo e ho spostato tutto, in modo che così ho solo due stanze da dover gestire e mi sento un pochino più tranquillo. Cosa ho fatto poi? Ho provato a claimare la ricompensa della nostra quest, visto che la quest ci chiedeva di fare 4 vessel, 4 jug e 4 bowl, però non ci riconosceva le jug e i vessel, probabilmente perché io li avevo già usati, se vi ricordate, li avevo riempiti d'acqua questi e di oggetti questi altri. Quindi sono andato un attimo in creativa e me ne sono dati, come potete vedere, degli altri. Questo perché, insomma, mi scocciava un po' il fatto che non mi riconoscesse fatta la quest. Quindi io adesso climo la ricompensa e poi li butto via. Oltretutto, completando questa quest, ci ha sbloccato quest'altra. Il Large Vessel noi l'avevamo già fatto l'altra volta e quindi siamo a posto. Mi sembra ottimo, quindi climiamo anche questa ricompensa. E adesso io butto via queste cose. Quindi io questi li butto nel fuoco. Dovrebbero sparire come in Minecraft normale. Perfetto. Voilà, è anche l'ultimo buttato nel fuoco. Ok. E così almeno è tutto regolare. Qui recupero quelli che avevo fatto normalmente, anzi, se non mi servono potrei anche lasciarli lì. Quello che volevo fare con voi adesso subito è, visto che abbiamo il nostro inventario, cioè il nostro crafting ampliato, intanto qua si è spenta una torcia, quindi fatemi riaccendere. Ogni tanto bisogna fare il giro e controllare che le torce, no, volevo piazzarla, che le torce non si siano spente. Dicevo, volevo fare i 10 muretti che ci richiedeva l'altra quest. Allora, qui ne abbiamo addirittura già 16, molto bene. Così possiamo claimare un'altra ricompensa. Dov'era? Era questa qua. Non me la riconosce perché. Ah, mannaggia, non voleva quel tipo di roccia. Io l'ho fatto in dacite, ma lui voleva. Vediamo un po' se ho. Dacite, dacite, è tutta dacite questa. Diorite. Con la diorite forse dovremmo poterlo fare. Diorite, sì, perfetto. Allora, rifacciamo il muretto. Il problema è che riusciamo a farne solo 4 pezzi. Ho fatto una marea di muretti inutili perché bisogna assolutamente che ci mettiamo a farli con le pietre che vuole lui. Quindi, vabbè, questi di dacite per carità li potremmo usare per magari circondare il nostro orticello, che tra l'altro ho approfittato per ingrandire, poi ve lo farò vedere. L'ho allargato un pochino, ho piantato un pochino di roba perché ho visto che i semi che avevo messo ci mettono veramente un'eternità a nascere. Cioè a nascere, a crescere, quindi più ne mettiamo e meglio è. Un'altra cosa che volevo farvi vedere, che avevo già scoperto l'altra volta, ma poi mi sono dimenticato di farvi vedere, a parte che i minotauri ci hanno droppato una bistecca, è che nelle ceste avevo trovato questo atlante. Cliccandoci sopra era vuoto e cliccandoci sopra aveva generato una mappa. Guardate che figa sta mappa che dovrebbe essere relativa alla mia posizione. Quindi mi sembra molto molto carino. Poi è possibile muoversi, poi penso che mano a mano che ci spostiamo lui verrà, se ce l'abbiamo nell'inventario, lui registrerà quelle che sono
quella che è la morfologia del terreno, mettiamola così, quindi molto carino. E oltretutto è molto carino, ma ho visto che era anche oggetto di una quest, quindi siamo andati molto e ce la dà già come completata, quindi siamo stati molto fortunati. L'unica cosa è che per arrivare a sbloccare quella quest, prima di tutto dovremmo fare questi dannati 10 jack-o'-lantern. E quindi o trovo dei jack-o'-lantern o trovo delle zucche, perché altrimenti non riusciamo ad andare avanti. Vedo che ci sono queste quest che ci chiedono un arco e una canna da pesca. Se si fanno come in Minecraft normale, forse possiamo già anche claimare quelle. Perché dunque da qualche parte, no, questo è uno wool yarn, quindi non c'entra. Quindi probabilmente sopra dovrei avere delle stringhe. Ma prima di vedere quello apro queste due reward bag. Un cuore! Un cuore! Wow, al 2% quasi di probabilità di trovarlo. È un'altra reward bag, mamma mia. Uno spawn forest bunny, vabbè, chi se ne frega. E del log, va bene, è un sapling, va bene. Ci è andata comunque molto bene perché questo intanto lo rimettiamo a posto con gli altri. Ci è andata molto bene perché abbiamo ottenuto un cuore intero e quindi se io lo consumo, esatto, ho una vita in più. Grande, sono molto contento di ciò. Allora, trasformiamo questi log in assi. Voilà, così abbiamo altre 8 assi da mettere via. Qui vedete abbiamo un bel po' di legna, quindi potremo iniziare a farci un bel po' di roba. Mi piace molto questo legno di pino che è molto chiaro e che fa dei begli effetti sulle chest. L'unica cosa vi segnalo delle chest è che rispetto alle chest, quelle di Minecraft che avevano i tastini per poter riorganizzare il contenuto, purtroppo queste non ce l'hanno. E quindi bisognerà fare un po' più fatica per ritrovare gli oggetti, ahimè. Allora, eccoci in superficie. Io sono arrivato alla nostra chest, quindi qua ho degli altri due wool yarn e ho tre string. Ah, solo tre purtroppo. Vabbè. Qua fuori c'è il nostro orticello, che come potete vedere è cresciuto di dimensioni. Non è moltissimo, ma per iniziare ho piantato le patate e le carote che avevamo, così da poter finalmente mettere sotto i denti qualcosa, perché è dalla bistecca di maiale dell'altro giorno che non mangio niente. Qui ho piantato anche uno dei bush che avevamo trovato, credo che ci vorrà un bel po' prima che cresca, però almeno vediamo come funzionano anche questi bush, perché non li ho mai visti e quindi sono curioso. No, com'è che si faceva? Così, ok, e abbiamo anche fatto la canna da pesca, molto molto bene. Ora, con la canna da pesca possiamo claimare anche quest'altra ricompensa che ci dà un'altra reward bag e due stringhe. Non me ne ero accorto. Questo è ottimo perché così possiamo fare subito anche l'arco. Già, possiamo fare subito anche l'arco perché mettiamo le nostre tre stringhe. E con gli stick abbiamo l'arco. Ottimo, molto molto bene. Quindi possiamo claimare anche questa che ci dà due wool yarn, che credo siano più o meno simili come utilizzo alle stringhe. Visto che è giorno, io ne approfitterei, visto che non vedo mostri all'orizzonte, per andare un pochino in giro e vedere se scopriamo qualche altra cosa di interessante. Una cosa che di sicuro dovrei riuscire a trovare e della pietra che non sia dacite, perché se no non riusciamo a farci i nostri muretti. Questa è tutta dacite, ok. Non so se la pietra dipende dalla. Guardate quanto ematite che abbiamo trovato. Non so se la pietra dipende dalla posizione, quindi siamo finiti in un bioma in cui c'è solo dacite, o se dipenda da altri fattori, che ne so, magari la profondità. In tal caso sto sbagliando perché dovrei scavare, però non lo posso sapere per il momento, quindi vado un pochino all'esplorazione. Cosa sono sti fiori?
Nasturtium, non so a cosa servono. Vabbè, qui c'è una pozza d'acqua. Questa è bevibile quando ci sono i cattails, è perché l'acqua è bevibile. Quindi io mi libero una mano e mi metto a bere un po' d'acqua. Ok, tra l'altro il nostro large vessel si è riempito d'acqua con la pioggia, non ve l'ho fatto vedere, ma quindi abbiamo una fonte d'acqua anche in casa nostra praticamente. Allora, vediamo se troviamo qualcosa di interessante. Siamo arrivati alla spiaggia e laggiù c'è una fortificazione, una costruzione in mezzo all'acqua. Se non ho visto male nel questbook, mi sembra che la quest successiva alla canna da pesca ci chiedeva del pesce, esatto. Quindi io mi metto a pescare a sto punto. Vediamo un po' se riusciamo a far abboccare qualcosa. Oh, a bite, come faccio a... Ah, devo tenere cliccato? Sì, è diverso dalla pesca di Minecraft normale. Ho pescato qualcosa. Un fish normale. E quindi forse vediamo un po', la quest è andata a buon fine? Sembrerebbe di no. Ok, ho pescato un sacco di pesce, ma è tutto pesce normale. Non mi fa climare. Continua a dirmi. Ah, ecco! Mettendo il fish dentro il nostro crafting ci dà un raw fish, ecco perché non me lo faceva climbare. Molto bene. Io però adesso l'ho fatto. Ah, manual submit, adesso l'ha riconosciuto. Molto molto bene. Quindi abbiamo ottenuto un altro pesce ancora. Ed è ripetibile questa quest. Ottimo. Quindi ci dà un pesce per un pesce. Questo è molto carino. Tra 4 giorni e un'ora. No, reset in one day. Quindi tra un giorno, tra 16 ore anzi, sarà ripetibile. Molto molto bene. Ok, ora che abbiamo risolto questa questione della pesca, io provo anche a vedere se posso mangiarmelo il pesce. Sembrerebbe di no. Quindi credo che vada cucinato per poter essere cotto. Cioè per poter essere. Vada cotto per poter essere mangiato. Ogni tanto mi incarto un po' con le parole. Allora, andiamo a vedere che cos'è quella struttura laggiù. E non mi sembra che ci sia niente di particolare. Questo è un blocco diverso. Smooth gabbro. Gabbro, gabbro. Gabbro! Ora che ci penso, mi sembra che una delle pietre che ci chiedeva il questbook fosse il gabbro. Fatemi controllare. Gabbro rock, sì. Ottima cosa, ragazzi. Sembra il pilone di un vecchio ponte, non vi sembra anche a voi? Il pilone e quelle lì sembrerebbero le corsie con i muretti. Quindi è proprio una vecchia rovina della vecchia civiltà che c'era prima della catastrofe. Allora, recuperiamo questo gabbro, ce ne servono 32 pezzi. Il problema è che qua il grosso sono blocchi di gabbro che non credo ci daranno la pietra normale. Quanto è faticoso minare sott'acqua. È molto più lento. Avete notato? Ok, quindi la nostra missione ha dato esito abbastanza positivo. Mettiamo via tutto sto pesce, poi lo cucinerò con calma. E già che ci siamo, apriamo la nostra reward bag. Degli occhi di ragno e una stringa. Vabbè, niente di che. Io il gabbro l'ho preso, ma vediamo un po' se facessi una cosa come con la sega. Ah no, aspettate, lo fa da solo. Mettendo la cobblestone dentro l'inventario me la trasforma in piccole rocce, quindi ne ho 16. Non ne ho altro, però adesso so dove andarlo a prendere, quindi domani, che domani è un altro giorno, e andremo a recuperare il gabbro, così completiamo quella quest. Per il momento direi che è tutto, ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!